Però qual è la cosa a un certo punto che non piace più? Quando arriva... Bravo, il cioccolato alla fine. Il croccante anche, no? Per quello che mangiate, una roba morbida, e poi a un certo punto crunch, crunch, crunch. Questo dà un piacere alla bocca, ma non si può anche all'udito. La patatina croccante, quando la mangiate, è questo. Quindi ci deve essere sempre, vi ripeto, più elementi, più sensi, più supporti, e più voi avete felicità nel mangiare. Il senso che di più di tutti dà significato al cibo, secondo voi qual è? I sensi sono 5, cioè la vista, l'olfatto, il gusto, l'udito e il tatto. Questi qui quando voi mangiate, tutti e 5 entrano quasi loro si mescolano, ok? E vi danno le sensazioni. Poi, quindi secondo voi qual è l'elemento dei sensi più importante? Ma l'elemento dei sensi più importante qual è? Che si stampa nel cervello per fare dei viaggi anche in 0 secondi di 5.000 km che può tenere la via questa volta. Lo spazio, allora, lo spazio è ciò che determina il gusto. Ok, cioè, il gusto e lo spazio che determinano il senso del cervello. È fatto di quattro elementi che sono l'acido, l'amaro, il dolce e il salato. Tutti i cibi hanno il cibo di loro differente, questi qua non anche, anche le fragole hanno dentro di loro l'acido, l'amaro, il dolce e il salato. Quindi tutti quanti i cibi sono armonizzati con questi quattro cibi. Se io ho un raffreddore, posso mangiare qualsiasi cosa, sento soltanto l'acido, l'amaro, il dolce e il salato, ma non so che cavolo sto mangiando. Non c'è più niente. Posso indovinare in relazione alla tessitura diversa di questa? Sicuramente non c'è strada. Solo di noi, nello spazio e nel tempo, un prodotto che si collega immediatamente al nostro cervello è l'elemento. Quando io sento il basilico, è registrato nel mio cervello il basilico, e se sto per 10 anni senza mangiare basilico, per un qualsiasi motivo, e dopo 10 anni mangio basilico, io ritorno a 10 anni prima in 0 secondi. La storia che ho fatto legato al piacere del ricordo è ben espresso, per esempio, in Bruce, no? Bruce, che era un bellissimo scrittore, si stava poverino amatissimo, a riascrivere, e a un certo punto amato in giornata cupa interno ci portano delle madrelle. Lui mangia la madrelle e improvvisamente quella madrelle che mangia lo riporta quando le mamme perché si riporta la e questo gli dà una grande emozione. Allora perché è importante l'elemento sensitivo nel cibo? Perché mentre il gusto ci dà una soddisfazione palatale legata al modo di mangiare e va molto bene, molto buono, però quello che rende un cibo emozionante è l'elemento attrattivo. Se io mangio e mi piace la cosa, ma l'elemento attrattivo di riferimento mi riporta a un'esperienza bellissima, magari con la sua giornata, a un viaggio che ho fatto in Finlandia, a quando il frutto di mia madre mi imboccava, l'esperienza gustativa che stiamo facendo diventa anche un'esperienza emozionale che si aggiunge al tutto, e quindi quel piatto diventa un qualcosa che poi si attrappa nel cervello e si risponde. E questo è il modo che ha un uomo professionista quando cucina, quando prepara il cibo di ragionare. Siamo sempre in funzione di queste cose, non sempre a come far intervenire tra di loro i sensi, quindi questa anche la sinestesia che si può creare, questa mescolanza dei sensi che ci può essere, per dare sempre un piacere soprattutto a tutti e cercare di creare, di colpire i sensi in più modi. Siamo molto consapevoli dell'importanza di ricreare situazioni facili che sono trasversali, perché in un modo o l'altro, certo, io racconto un profumo scritto sul buon uomo, io non conosco da nessuno, io parlo d'ora, ma non ci parliamo, però se io parlo di terra, parlo di vento, parlo di mare, parlo del profumo del mare che dove sono, non sono io a vedere, è una cosa che mi nervia, alla mattina c'è un profumo, c'è un altro, c'è un altro ancora, se piove c'è un altro profumo, c'è un odore che è famoso, c'è un odore fresco, delle scogliere bagnate dal mare, c'è un odore ossidato delle alghe, sono anche spesso dalla mattina quando uno va a prendere i caglietti. Allora quando si cucina, ci vuole importare questo tipo di elemento nei vari.
Un'altra cosa importante che vi voglio dire è che quando voi vi accingete, quando voi vi accingete a mangiare, la regola del cibo, ripeto, tutte le regole del cibo sono esattamente tutte le regole dell'Eros, che è proprio paro paro. E adesso vi spiego per qual è un altro elemento. Pare una fissa, via, però è... No, ma è veramente così, perché dà significato anche, perché la mia storia professionale è strettamente legata a questo discorso. E quello che io dico non è che lo dico perché l'ho letto da qualche parte, è perché sono le ragioni principali per cui io mi sono messo a fare il cuoco dopo la raccolta storia. Mettila comunque, mettila proprio a fine. Allora, quando voi mangiate, rendendo conto che sono importanti tutti i fatti di questi sensi, è importante che questi sensi, come anche nella presentazione, siano estremamente aperti. Per essere aperti nel ricevere il piacere di cui vi avete con il cibo, anche la vostra per essere aperti, dovete essere assolutamente, assolutamente tranquilli. Non dovete avere niente per la testa, perché altrimenti così come sarà una situazione con l'altro si guaglia ben poco, anche il cibo non viene gustato allo stesso modo. Se sei una persona incazzata, se sei una persona che invece è capace di fare questo, uno per però uno sta così, l'altro invece sta così. Questo è sempre molto importante, per cui se desiderate al ristorante andate sempre con l'istruzione di cercare di stare bene, perché se no la famiglia sarà spendete i soldi e sentite quanto mentale non riuscite a cogliere effettivamente tutta quanta una serie di sapori o di piacere che il cibo vi potrebbe dare. Quindi cibo per quale piacere, ci sono molte ancora di più di connessioni, c'è anche proprio un linguaggio, no? Gli occhi sono come le nocciole, c'è cioè luna di miele, no? Perché queste interazioni qua, l'amore e il cibo. Ma, ecco, vi dicevo prima, qual è la ragione per cui mi viene molto spontaneo parlare di questa cosa di cibo Eros, che non è che una solidarietà, io ho fatto parlare di molti studi, di Basili, anche di una grande letteratura brasiliana con Garcia Marquez, Amato, con anche dall'Ende, c'è sempre questa questione, no, del cibo, dell'Eros, perché è così che tu vedi su Google, fate cibo Eros, trovate una valanga di cuore. E io spesso mi parlo nel senso della parola la storia professionale è strettamente connessa a questo, perché io ero un ragazzino di 17 anni, a un certo punto decidi di non fare più la scuola del tecnico industriale, perché era estremamente noi, ho fatto prima seconda e terza, ma insomma eravamo 2000 ragazzi, non c'era una ragazza neanche a cercare la scuola al Carlino, e te a 16 anni sai, spero voi non so se la sera sera e non c'era assolutamente, cioè se dovevi andare a cercare di guardare gli insegnanti con un occhio anche un po', diciamo, confuso, perché effettivamente non c'era niente. Comunque al di là di questo a un certo punto io decido di mettere, alla scuola dovevo partire, era mio padre. Ma in tutti i modi ha arrestato questo mio desiderio di andarmene, per fortuna che non mi sono attivato, e mi ha costretto a fare la scuola preghiera. Quando ho fatto la scuola preghiera è stata una grande sorpresa, intanto perché c'era questo rapporto con il cibo, quindi il piacere, il cibo, però l'80% erano più donne, e quindi questa cosa è stata una molto molto ben apprezzata. Inoltre con la scuola preghiera ho avuto subito la possibilità di potermi sganciare da casa, per cominciare a fare il bar, nei night e nelle discoteche, per cui per me la scuola alberghiera, il discorso dei servizi e del cibo era già subito molto vicino a quello che la mia vita in quel momento mi permetteva di vivere, per cui le
le ragazze, il night, le tornesse, c'era cioè, certo qua turisti. Però in effetti poi quando sono andato a fuoco, quasi fuoco era piuttosto complicato perché ho fatto un apprendistato i primi 5 mesi, lavoravo 16-17 ore al giorno, mettavamo sempre in piedi, io stavo in bagno e piangevo, dicendo cazzo, mandarmi in mare a faticare perché mi stavo veramente. E sono rimasto solamente perché mamma ha detto, ma comanda, devo fare trova storie, te con questa storia, con le tue storie, ho ottenuto tutto. E poi è diventato un valore la lettura. A un certo punto ho deciso assolutamente che io il buono non facevo. Ho fatto 4-5 stagioni, ho preso la maturità e poi mi sono iscritto all'università. La fortuna ha voluto che passassi dalle banche alla cattedra originale che sono insegnante della scuola di Pera. Però comunque la funzione è quella di studiare. La scuola perché era alcuni insegnanti che danno stipendi per vivere bene, con gli extra guadagnano. A 24 anni avevamo circa 3 milioni di euro, la Svizzera, che era nel 84-85 era una cifra pazzesca, no? Con un ragazzetto di primo pelo che si metteva nel mondo del lavoro e dello studio. Se non che questo mio progetto di continuare a studiare è stato improvvisamente interrotto perché una notte ho conosciuto una donna, come si dice, siamo fuggiti nella notte, è stata trovata di 30 persone, è arrivata anche un cammino carissimo di persone che pensavo solamente di scatenare in quella persona perché non era nelle mie intenzioni, come il punto, la mia genere, precisamente si crea un'aura incredibile, un'energia che supera tutto quello che c'è di logico nella realtà, cioè siamo quindi con l'amore innamoratissimo, come si è fatto nel frangio, sono cose che si è chiesto a sacco di gente, avevo piantato un'azienda in campagna, si mette a pensare in campagna. Questa è la cattiva perché a un quando mia moglie, che il suo compleanno e i due figli, mi ha chiesto di cucinare per me, poi potete immaginare, io sono stato cucinato, che ero una professoressa, quindi ho cucinato il cuore gonfio e d'amore, proprio gli ho fatto un pranzo a cena, lei era la medicina dei suoi amici, ho preparato 3-4 metri, una grande cena. E io mai, come quella volta, ho cucinato, ma soprattutto quella volta mi sono accorto, alla fine di questa cena, quasi mi ricordavo l'essenziale, se voi la cibo che hanno mangiato, io mi sono accorto qual era il grande potere che un cuoco non aveva nel cucinare. Cioè a me cucinare con amore mi ha fatto capire qual è il potere profondo e di cucinare sulle persone, che poi gli assunto di dare piacere e poi il piacere che ritorna è appena da sentire. L'uomo più felice di questa cosa che è il caso di cereali, che è una cosa assolutamente e da lì è un partito più fatto di resto, mia moglie mi ha scritto molto verso questa direzione, questo discorso che io faccio in direzione poi non è che non voglio restare con queste persone, una cosa che si è sviluppata nel tempo che io sento di più attraverso il innamoramento ho capito che cosa è la significato della città. Per questo dico sempre che sono due cose assolutamente in linea tra di loro, questa è una, sono dei mezzi rigatoni con tartufo nero e sarebbe una sorta di norcina fatta con il ciauscolo, cos'è il ciauscolo? Ce n'è un po', io